una risposta da grande squadra dopo Teramo, e questa è una prestazione che qui alla Tomentico si sperano di vedere, perché contro squadre come Chieti può portare un punto, contro altre squadre bisogna arrivare alla vittoria in casa nella prossima contro il Teramo, sarebbe ovviamente un bel regalo. Step by step. Avevo chiesto una prestazione di livello ai ragazzi, credo che oggi l'abbiano fornita. Siamo stati molto bravi a reggere l'urto di una squadra molto forte, profilata per un campionato di vertice, che credo alla lunga si giocherà il passaggio di categoria. Però volevo questo dai ragazzi e a loro i miei complimenti oggi. Mister, una prestazione in posizione praticamente di mediano per Salviato, non l'avevamo ancora visto in questo inizio di stagione agire in una posizione diversa da centrale. È stata quella forse la mossa che ha anche messo un po' di diversificazione del gioco, potendo liberare poi Marchetti e Vigilio al centrocampo come mezziano? Non lo so, lui sa giocare a calcio, è un buon geometra. E quello che fa coi piedi dietro lo può fare in mezzo al campo. Oggi è stato bravo, ma credo siano stati bravi tutti. Lui a interpretare un ruolo nuovo e i suoi compagni di reparto ad assorbire le avanzate offensive e a gestire il pallone come ripeto chiesto loro durante la settimana. Mister, adesso settimana prossima arriva il Termoli, è la sua terza panchina in vista sulla panchina del Sora. Quali sono le prospettive per la partita e quale lavoro bisogna fare in settimana? Ma di lavoro da fare ce n'è tanto. I ragazzi sono predisposti al lavoro, credo che lo abbiano dimostrato, sono accoglienti. Fino ad oggi hanno fatto molto bene e noi stiamo inserendo nuovi concetti che credo andranno poi a completare il loro bagaglio esperienziale. Quindi martedì ci troveremo e affronteremo la settimana con entusiasmo, con gioia, con serenità, come è stata questa del resto. Perfetto, mister. Grazie mille, buona giornata. Grazie a voi. In conferenza aveva chiesto l'aiuto del pubblico, oggi tutto me ha risposto presente, d'accordo con me, e poi una postilla, se è più un punto guadagnato o due punti persi, visto che da quello che ha fatto da sopra c'è la metà del pubblico. Allora, questo è un pubblico spettacolare, credo che l'abbiamo da subito riconosciuto, oggi siamo stati aiutati come era giusto che fosse, i ragazzi hanno apprezzato, abbiamo apprezzato tutti, speriamo che ci sia sempre più gente a seguire questa squadra. Il punto di oggi è un punto prezioso, né perso né guadagnato. Io credo che ci abbiano provato. Non dimentichiamoci che noi siamo stati bravi, ma poi ci sono degli avversari che sono altrettanto bravi e quindi a loro i complimenti per aver riequilibrato una partita. Io ragazzi oggi non ho niente da dire. Poi gli errori tecnico-tattici, errori di tattica individuali, errori tecnici individuali li affronteremo insieme. Però è chiaro, il gol nasce sempre da un errore. Andremo a correggere quello che si dovrà correggere, però oggi io non mi sento di sottolineare, evidenziare o rimarcare un errore in occasione del loro pareggio. Mi sono ottimissimo al volo, sono stati 10 giorni intensi, è lontano da casa, una dedica per questo, so che non è una vittoria, però come ha detto lei è molto prezioso, una dedica per questa parte. La dedica alla gente che ci segue, alla gente che fa il tifo, alla gente che viene e fa sacrifici per noi, indubbiamente, alla società, a tutti quanti, chi ci vede, chi ci sostiene e chi ci dà la possibilità di fare questo lavoro e farlo bene. Poi quelle particolari le faccio in privato.